tutti ragazzi. Salve. Salve. Eccoci qui ritrovati. Oggi non parliamo di D&D in senso stretto, però è come se lo facessimo. Sì. Parliamo tra l'altro anche di Netflix. Vabbè, però, narratore, c'è sempre un narratore. Sì, e se parliamo di Netflix, immagino che sono tante serie, ma quelle più famose sono due. Se escludiamo, se escludiamo Witcher, che uno potrebbe pensare quella di D&D, ce n'è un'altra. Esatto. C'è un'altra che ci hanno fatto molto, molto, molto. Ci hanno fatto sopra. Tre stagioni? Tre, tocca a guardare. Sotto. Questo sotto e poi che va sopra. Esatto. Questo video è forse il primo video che facciamo per consigliarvi qualcosa nel mondo del gioco di ruolo. Perché io me lo sento col cuore di fare questo video. Che può anche avvicinare chi non ci gioca magari, esatto, ma conosce la serie TV. Bravo. E di quale serie TV stiamo parlando? Stranger Things. Può avvicinare anche i giocatori, anche al contrario, che conoscono il gioco di ruolo ma vogliono provare l'ambientazione Stranger Things. Vi introduciamo a... col rumore. Esatto, Dungeons and Dragons Starter Set. Starter Set Stranger Things. Partiamo purtroppo dall'unico difetto, e ve lo dico subito, è soltanto in inglese. Ma, fidatevi, io in inglese ho meno meno, le basi. Cioè, parliamo delle basi. Se conoscete l'inglese base riuscite a capire l'80% dell'avventura. Dove non riuscite a tradurlo a mente, c'è sempre Google che aiuta. A me mi ha aiutato Google Translate, e con questi due mezzi, quel poco di mente e Google Translate, sono riuscito a mettere su carta tutto quello di cui ha bisogno un master per far vivere questa fantastica avventura. Quindi diciamo così, una cosa che riusciamo ad abbatterla, l'inglese. Esatto. Allora ti faccio un'altra per me. Abbattiamo l'inglese. Io purtroppo ti faccio un'altra domanda. A me mi ha aiutato. Esatto, mi hai detto. Da un'altra domanda da giocatore di ruolo. Vai. Ma è una pubblicità, una cosa così buttata là, o se gioia? Bravo. Allora, cosa c'è? Faccio il teenager. Bravissimo. Lo zio. Ho comprato questo gioco principalmente per il marchio, convinto di doverlo tenere. Non ho un cappello sportivo. Narratore che fa danni. Non c'entra niente con lo teenager, però vabbè. Teenager è qualcosa. È comparso un cappello, non vi preoccupate, spiegherà. È magia. Esatto. Sì, è tutto lì. Anche io ho comprato questo gioco convinto di comprare un marchio e tenerlo imballato sullo scaffale, ma sono rimasto incuriosito da tante recensioni che ho visto, ed ecco qui perché vi porto questo video. Questo gioco non è solo marchio. Sei un appassionato di Stranger Things, vuoi vivere quella piccola avventura che hanno vissuto i ragazzi? Giocatelo. Perché? Perché noi abbiamo giocato praticamente, sono solo tre sessioni, e chiamiamola una one shot. Ok, chiamiamola, quindi insomma, una one shot è proprio una sessione. Questa, se siete dei master che amano creare qualcosina sopra una base, questa vi dà una bellissima base. Tre sessioni, noi ne abbiamo già giocata una. E già si sono messi, qualcuno si è già messo nei guai. E allora ok, quindi è seria. È seria, cioè, secondo me stai vendendo questo. Ti posso dire però è corta. Io ti dico i pro e i contro. Ok, va bene, però può essere anche un pro a volte, magari, perché uno non, esatto, non ce ne si vuole impegnare tanto. Noi siamo invece persone che amiamo molto di più le avventure lunghe. Ok, allora però ora spieghiamo come si vuole. Zio, spiegami. Ma le schede di personaggio? Sono i mostri? Esatto, sei un novizio, non ti preoccupare, perché le schede sono pronte. Come il classico starter set che ti la scatola rossa. Esatto. Qual è il vantaggio? Non ti dà quattro schede con personaggi livello 1, ma quattro schede con personaggi livello 3. Quindi già avanti, non si parte da una base. Anche questo potrebbe essere un pro e un contro. Se sei un novizio e non hai mai giocato, potrebbe essere un po', potresti avere difficoltà a diciamo immagazzinare tutta quella mole di informazione. Ma se hai un minimo di base, hai anche una volta sola giocato a D&D, questo è lo starter set adatto per te. Non solo, ti aggiungo, che ne pensi di vivere un'avventura basata su un classica ambientazione medievale, ma con un demogorgone che ti insegue, con un sottosopra, è figo, figo. È figo. Vivi questa cosa. Vuoi andare avanti con le domande? Vai. Quanto è ispirata la serie TV? Perché magari uno si avvicina da lì. Non è la serie TV. Questo vi racconta la storia che fa vivere Will, mi sembra il nome, nella prima serie. Quello che sta giocando lui lì. Che bello. Cioè, io già mi emoziono. Che però è molto ispirata alla serie. Nel senso, i cattivi sono quelli. Trovi due demigorgoni e trovi loro lo chiamano il Mindflyer, qui la chiama la Demonidra, la chiamano.
porta, quella enorme, c'è un sotto sopra, non ci sono i demogani, ce li speravo ma non ci sono, perché i demogani infatti vengono fuori le stagioni dopo, successive. Questa è praticamente ispirata alla prima, quella famosa in cui lui Will da dietro schermo, pam, caccia e vi sgancia la miniatura. Vuoi un altro pro? Sì, spero che si veda. Bello. Tutto l'interno non solo ti dà le quattro schede e un set di dadi, ma ti dà un libricino che è questo, che sarebbe il libro di Will. È scritto come se fosse scritto da un ragazzino, non è per niente scontato, non vi voglio spoilerare niente, ma in una scena c'è un particolare importante che io, traduzione inglese-italiano, avevo difficoltà. L'ho capito solo giocando, cioè c'è un'esca perfetta, per niente banale però. Cioè io gioco da 15 anni a D&D e mi è piaciuta, sono rimasto stupito che in uno starter set sia pensata un'esca per portare un giocatore specifico a fare una mossa e quella mossa ti dà un indizio per arrivare subito al dunque. Okay. Se no dovevano girare molto di più, venivano portati fuori strada, perdevano tempo, soldi, energie, e invece no. È pensato, è molto molto bello. E anche a me la grafica molto bambinesca, disegnata, su ogni pagina ci sono degli appunti, fanno rivivere un po' la storia di Will, no? Degli appunti da master, ricordarsi di... Quello è un bel occhio al fanservice. Esatto, è un bel occhio al fanservice che a me è piaciuto. Tra l'altro è pensata perché in fondo anche lui, Will, è intelligente, esatto, è sveglio ragazzo, esatto. Quindi la storia sua è bella. E come vi ho detto all'inizio, ed è un grandissimo pregio, è aperta a qualsiasi cambiamento, cioè... Quando avete letto il manualetto di Will, voi potete sopra aggiungerci tutto quello che ritenete giusto per rendere più corposa questa avventura. Realmente mi rendo conto che se tu dovessi leggere questo manualino, fosse una sessione da 4 ore, una sessione da 6 ore. Io ci ho aggiunto 3 cose, ci ho aggiunto una città, 3 personaggi e un piccolo villaggio. Okay, e già mi sono reso conto che saranno 3 sessioni, perché ne hanno già fatto più di una, quindi con un po' di spirito di iniziativa, esatto, puoi comunque allargare la giocata. Chiudo dicendo, introduce benissimo le 3 cose importanti del gioco di ruolo, con una prima parte completamente in gioco di ruolo, dove i giocatori scoprono la città dove diciamo questi 4-5 eroi si trovano a essere l'elite, diciamo, degli amici del re, lo puoi mettere come vuoi. Okay. Nella seconda si trova una parte completamente di botte, combattimento, ci sta sempre il famoso labirinto pensato da Will, e nella terza non spoilerò niente, ma c'è quello che serve a un'avventura, un bel colpo di scena che io ripeto, ho aperto uno starter set e sono rimasto deluso, ho aperto questo e sono rimasto felicissimo, perché non è niente scontato, è molto ben dettagliato, sì, e il prezzo, bravo, secondo me, bravo, è un prezzo buono, esatto, non ricordo precisamente se era 29 o 25 euro, non mi ricordo mai, di la regione dice 29, ma 29 per uno starter set dove non devi pensare fondamentalmente a niente e vivere una piccola avventura, quindi 29 euro per 3 domeniche, perché noi giochiamo di domenica, secondo me ne vale la pena, anche perché un gruppo di 5 persone può dividersi tranquillamente la spesa, è irrisoria, e noi la vogliamo giocare, cioè noi che siamo tanto tempo che giochiamo la vogliamo comunque provare. Poi tra l'altro è fatta bene, cioè comunque dice una scatola ben fatta. E poi è bella anche, si vede, da mettere nella propria libreria di manuali. Ben disegnata, poi il fatto che insomma giochi con l'idea di guida, sì, secondo me. E i personaggi sono quelli loro, le schede perfette sono loro. Figo, sono. Figo. Hai altre domande? E dove lo compro? Perché voglio comprarlo adesso. Questa è una domanda difficile, perché parto con tutta la sfilza. Consiglio Amazon, consiglio i classici siti dove si possono comprare giochi di ruolo. No, nella zona nostra ci sono se si è negli Astro Vicino, in centro c'è Matrix Reloaded, che in questo momento porta qualsiasi cosa ludica, da giochi a tavolo, fumetti, giochi di ruolo e qualsiasi altra cosa. Se siete più della vallata, poi ce ne sono altre, c'è Mimmo non so ridicola, c'è Cartoon City, sì, a San Benedetto e Tronto. Probabilmente ce ne saranno altri. Dico la verità, magari non sarebbe facile avvicinare qualcuno a D&D se tu gli piazzi i manuali, ma se tu gli piazzi questo, lui non conosce D&D, ma gli piazzi questo e conosce la serie TV, potrebbe avvicinarsi, esatto, a giocare, esatto. È curioso, attira.
io vi ho detto tutto, spero di avervi invogliato, perché questo era il mio scopo di questo video. Lo scopo di questo video era invogliarvi a provarla, a comprarla, perché vi ripeto, è una spesa proprio banale. Quindi se il video vi è piaciuto mi mettete un bel pollice in su, mi condividete il video se volete farlo vedere agli amici vostri, commentate se avete domande che non ho specificato qualcosa e volete sapere qualcosa del suo interno. Iscrivetevi se non siete iscritti al canale di Luisa Gabbia, dovete iscrivervi e attivate la campanella, perché ogni venerdì e ogni domenica noi portiamo un video. Venerdì gioco di ruolo Still Life, domenica giochi a tavolo e tutto il resto. Detto questo, da Rolling Gamers è tutto, da Orco Boy Pazzo, alla prossima volta. Ciao! If we sail a little bit higher.